Settima puntata di Siamo in Scena giovedì, questa bella combinazione teatrale televisiva fra Teatro Padre Turoldo e Taras TV, quella che state vedendo in questo momento. Una bella serata sicuramente, ho visto le prove, si stanno preparando sia come anteprima, vabbè, comunque è inutile che vi dico qualche cosa. Andiamo? Cominciamo ad andare? Vogliamo? Seguitemi, dai, andiamo Giovanni, andiamo. Protagonista di questa settimana è il presidente della giuria che diciamo, avrà l'arduo, il brutto compito di giudicare quelli che saranno i vari premi da distribuire ai vari attori, attrici, lavoro, regia e roba del genere di questo concorso. Giovanni Amodio, notissimo critico d'arte tarantino e basta, mo parlano un po' tu, allora abbiamo parlato di te, mo parliamo un po' di te. Giovanni Amodio, come lo vedi? Questo è il secondo anno che tu presiedi la giuria di questo concorso. Mi hai già detto che è una cosa che non ti dispiace, no? Come idea. Assolutamente, anzi, vorrei aggiungere un particolare sul quale non si è pensato. L'idea è talmente originale, talmente suggestiva, quella di sentire e vedere la cronologia degli spettacoli di volta in volta, ma soprattutto quella dell'inserimento casuale dei personaggi del pubblico. E ripeto, c'è un dispiacere che noi della giuria stiamo vedendo i migliori attori, le migliori prestazioni attoriali, protagoniste o da caratteriste, cioè, però posso dirlo perché non è in premio, ma fino adesso l'attore che avrebbe meritato il premio più bello era uno del pubblico, scommetto. Era uno del pubblico. Vabbè, ma allora la giuria, nonché quel bambino, sì, quel sì, bambino che era fuori concorso, perché poi nella commedia non è appunto. Ma non è detto, signor presidente, non è detto. La giuria non sa tutto. Ah, lo saprei. Saremo aggiornati. Non sa tutto la giuria. Saremo aggiornati. No, perché guardate, il problema, quando tu hai detto sarà oneroso, in realtà non lo è, perché purché agisci secondo coscienza e scienza, certo. Nel senso che se sei un critico teatrale qualcosa la capisci, no? Rispetto ai lavori che sono in concorso e quindi che sono in concorrenza, c'è il bello della competizione, che secondo me esula proprio dal fatto di chi viene premiato e da chi non viene premiato, perché sono tutti premiati, in quanto ogni spettacolo vive per sé, ma vive dentro il progetto della stagione. Ricordiamo anche, questo per il pubblico, sempre se il regista dietro la telecamera bada un attimo, la finisce di parlare con le signore, no? Se rivogliamo ricordare che le compagnie che stanno partecipando hanno avuto 2 mesi di tempo e non di più per scriverlo, prepararlo e metterlo in scena. Cioè, questo già è meritorio a morire. O anche per ridurlo. Per ridurlo, perché sì. C'era l'obbligo della durata, rimanere che non, dentro che l'ora. Non deve superare un'ora. E non è stato. E quindi bisogna fare degli interventi intelligenti per arrivare a questi risultati. Certo. Comunque sono stati fino adesso tutti bene. Mancano due spettacoli, ma sicuramente se andiamo. E poi anche diversificati nelle tematiche, certo. E nelle scelte anche concettuali rispetto al messaggio che volevano irradiare. E stasera vedrai ancora un altro modo di. Va bene, grazie Giovanni, sei sempre la bellissima persona che ho conosciuto 40 anni fa.
ti ringrazio della tua pazienza, grazie. Soprattutto grazie. Indipendentemente della passione, lo so. E il protagonista era questo, Giovanni Amodio. E ho detto tutto. Buonasera, che bei costumi. E mi mette un po' di timore. Sei una lei o un lui? Ero un lui e ora sono una lei. Ah, no. Vedi che si fa per diventare attori. Eh beh, ti tocca. Si inizia così, dai. Certo. Infatti. Ma che bei costumi, ma che cosa dobbiamo interpretare? Siete due. Sì. Vedo doppio o siete gemelle? Sì, No, è lei che vede doppio. Beh, dicevo, che cosa dovete interpretare con questi costumi bellissimi? Due cameriere. Sì. L'epoca? Medioevo. Per me è 1400. Però è medioevo. Non hai studiato, Qua c'è gente impreparata. Insomma. Ciao! Abbiamo qui l'onore. Ma cioè, adesso lo vedete giovane. Noi di solito lo abbiamo visto in veste diverse, un po' da la vecchietta, quella che si siede. Bellissimo. Bellissimo. Lui ha vinto l'anno scorso il miglior attore giovane. Beh, quest'anno migliore attore non giovane, sì, perché ormai sei un big, non sei più un giovane. Mi sono fermato, ma che mondo da capo. L'unico problema è che in mezzo alla strada, quando mi fermo la Cristina, che ferma l'autografo, le cose, è fastidioso. È vero, l'unica infatti, cosa è qua. A me dicono, ma tu mi ricordo, ma sai, mi parli di quel ragazzo? In effetti, quello riccio che faceva la nonnina. Sì. Senti, io lo sto dando per scontato che tutti vi conoscono. Con che compagnia sto parlando? La compagnia teatrale della Tamor. Ma io lo dico per alcuni, proprio capita. Quei pochi, oggi, due o tre che non ci conoscono. Infatti, le Tamor. Una compagnia di molti giovani, li stiamo vedendo, sono anche, ecco là, stanno facendo il selfie. Qua stiamo facendo cose serie, non ho capito. Amore, selfie. Senti, ma siete tanti? Siamo tanti, siamo una ventina. Una ventina, come si chiama la commedia di stasera? Affatta scoperta da America. Bellissimo. Ah, e senti, ho visto questi costumi. Siamo nel 1000. Siamo alla mezzanotte del 1491. Quindi a mezzanotte deve scattare il 1492. Bellissimo. E tu che ruolo hai? Cioè, non stai vestito ancora nel. No, io adesso sono un pescatore, sono Christopher Palumbo, che ha un sogno di diventare un grande navigatore, e quindi per attuare questo sogno si reca da una maga che lo fa diventare Cristoforo Colombo. Ci fermiamo perché poi andiamo a svelare. E il tuo papà? L'artefice della compagnia, no? Il creatore della compagnia, dov'è? Il tuo papà dov'è? Papà. Insomma, ti nascondi. Andiamo, sei sta nudo. Guarda, io apro. Ho detto, sei sta nudo. Le ultime cose. Senti, ma qua il bagno? No, non è da quella parte. Questo è il camerino dove qualcuno magari vuole concentrarsi. Io invece qua non sto per concentrarmi, sto finendo gli ultimi preparativi. Adobe, secondo me, non lo so. Questo sicuramente non avrà quella sua funzione, no? No. Non te lo voglio svelare, Sono curiosa di vedere. Però farà parte. Che cosa, dove lo metterai? Come? Allora, questo. Non te lo dico, però farà parte dello spettacolo. Ma come hai detto tu, non avrà la funzione che di solito è espleta. Beh, siete tantissime a recitare. Sì, siamo tantissime, e calcola che ognuno di loro più o meno fa due o tre personaggi. Soprattutto quindi, le gemelle. Loro rientreranno, faranno il cambio d'abito e usciranno con. E ci saranno ovviamente i tuoi figli. Sì. C'è mia figlia che adesso è alla biglietteria per dare gli ultimi biglietti. Poi c'è lui, l'attore big, che interpreta un pescatore, come ha detto poca. Tu ci sei? Sì, non ti posso dire chi sono io. Vabbè, no, non poi si lo spera, vedrai. Non lo vedrai. Una cosa brutta proprio, Loris, sì. brutta. No, sì. Io ti vedo sempre invece. No, brutta. No. Vedi, più brutto di quello. No, mamma mia, no, tutto. Ma ci saranno anche in questa commedia
una inclusione di Mimmo Fornaro oppure no? Siete voi? No, soli? No, siamo noi, c'è soltanto con noi Mario Donatiello, che nella pizzica suonerà il tamburo, grande, la taranta, bella, grande musicista. Prima, mi è piaciuta tanto, ragazza che ha cantato era bravissima. Sì, Alessia Amati, e lei nello spettacolo canterà anche. Sì, sì. No, veramente bravi, bello. Perché una anche cosa stasera originale. Portiamo prima una tarantella, poi una pizzica e poi una canzone finale che chiuderà lo spettacolo. Bellissimo. Quindi portiamo tre pezzi dal vivo, suonati dal vivo. Sta arrivando la gente. Non la gente, quella della polizia, cioè la gente. Sì, lo so, un po' più forte, ma... Mo tu lo dice. Vabbè, allora. Andiamo? Arriva la gente, arriva il pubblico, è inutile che lo aspettiamo dentro, anche perché fa caldo, come lo dico. Vediamo un attimino di prenderlo qui, a volo, di prenderlo al volo. Perché siete uscite? No, non siamo uscite, siamo andate a prendere solo il biglietto. Siete andate a ritirare il biglietto? Sì. Che avevate già prenotato? Ovviamente sì. Come mai siete qui stasera? Per vedere la commedia tramite amici. Ah, allora siete state, diciamo, invitate, spinte a venire, perché di solito non venite a teatro? No, vabbè, di solito sì. Giovedì siete mai venuti a teatro? No. È la prima volta che vi capita questo giorno particolare per andare a teatro? Sì, sì, sì. Cosa vi aspettate da quello che dovrete vedere? Sinceramente non so neanche la trama, perché sono stata, ti ripeto, invitata, quindi non so di che cosa neanche si tratta. Quindi è tutta una sorpresa. Infatti. Una sorpresa. Beh, allora, buon divertimento. Grazie. Come mai siete qui? Ma no, stavo cadendo. L'ha fatto apposta, la Fucci. Come mai siete qui, non siete entrati ancora? È perché aspettiamo altri amici che devono arrivare. Non quindi. Perché qua sta bello, si sta meglio. Beh, mica è vero, perché fa caldo pure qua proprio. Ah, vediamo caldo, sì. Vabbè, no, non c'è l'aria condizionata. No, siamo sì. Condizionati all'aria. Siamo condizionati all'aria. Prima volta che viene a teatro di giovedì? Sì, per me sì, loro invece no, sono più assidui. Noi quasi tutti i giovedì. Tutti i giovedì, sì. Fino adesso... Ne abbiamo perso forse uno. Qual è che avete perso? Non mi ricordo. Allora. Forse quello che non gli avevo buono, voglio dire. No, no, lo no, sapevate? No, sono stati tutti belli, devo dire. Siete rimasti soddisfatti? Contenti, soddisfatti. Se siete venuti anche alla penultima rappresentazione, vuol dire che... Poi ci siamo beccati anche un piccolo premio. Ah, avete avuto anche... Siamo sorteggiati, quando basta, no? Siamo contenti anche per quello. Che vi aspettate stasera? Sapete qualcosa? Avete... No, a sorpresa, però sappiamo già che... Su Facebook non avete letto niente, non nella pagina del Turoldo, no? No, ho letto solo la locandina che mi ha mandato lei come invito. Però ci aspettiamo sempre belle cose. Ma sicuramente, cerchiamo di farlo almeno. Buon divertimento. Una sede estiva. C'è tu qualcuno di casa mia? No, e non penso che ci andiamo tutti. Sarebbe interessante. Le sedie estive ci sono, le stanno già preparando, lo so, stanno preparando alcune rassegne estive, anzi più di qualcuna. Tenetevi informatevi, perché proprio nella zona sicuramente ci saranno delle cose interessanti da andare a vedere. Grazie. A voi. Ci piacerebbe vedere qualcosa anche d'estate. Eh beh, certo, so, uno almeno per passare d'ora da divertimento. Buon divertimento. Perché state fuori e non siete entrati ancora? Come mai? Abbiamo paura che faccia caldo. Però a un certo punto dovete pure entrare per vedere lo spettacolo, no? State aspettando degli amici? State aspettando...
visto che il tempo è buono. Siamo fuori. Tanto è presto ancora, prima delle 9. Che ore sono? Andiamo proprio un quarto alle 9, quindi già abbiamo ancora un quarto d'ora di tempo per stare qua. Cosa vi aspettate da questo spettacolo? Come al solito, divertimento. Non è la prima volta che viene il giovedì? Veniamo spesso. Fino adesso vi ha deluso qualche cosa? No, no, assolutamente no. Era assolutamente no. Vieni. Guarda. La scritta sta davanti qua. Quindi metti prima il destro. Metti il destro e poi il sinistro. Ce la fai? Ah, ok, aspetta. Ma che tecnologia! Gira. No, al contrario. Bravissimo. Ah, mantieni. Okay. Mimma, prendi le bretelle che adesso aggiustiamo la prima. Il Titanic. La prima grande. Lui farà. Lui del pubblico? Sì, lui del pubblico. Allora, ma del pubblico abbiamo preso. Moltissimo. Te le aspettavi? Un bagnetto proprio. No, devi stare seduto comodamente. Vabbè, a vedere. Almeno guardarsi la commedia come si deve. Ci sono amici. Compagnia? No, qualcuno uno soltanto lo conosco. Quindi eri venuto proprio bello rilassato. È per vedere un amico. Che fine ha fatto? Mimma, attenzione a non affondare. Come serio, Ciro? Proprio serio. Lui è Lorenzo, l'altro abbiamo preso. Piace Lorenzo. Ciao, tu sei sempre del pubblico. Sì, come no, sì, sono. Ma come sei rilassato? Sì, ma dimmi. No, sai perché? Spesso ti chiamano. No, sai perché? Perché me l'aspettavo che qualcuno del pubblico avrebbe fatto il mio nome a Ciro per fare. Io lo sapevo. Andavo già. È già famoso, famoso, sì. No, che famoso. No, c'è lo... la sua si diverte tutti quanti. Lorenzo, bravo! No, si divertono a prendermi in giro. Non c'è il premio. Chi ha più, no? Lo so. Quindi. Sì, lo so. Va bene. Che parte farà questo uomo famoso? Il falegname e la caravella, due parti. Ah, vabbè, fai la caravella. Faccio la caravella. Vabbè, come stazza ci siamo a fare la caravella. No, vabbè, dai. E l'altro erano tre. L'altro, ah, eccolo qua. Stai congiato male proprio. Ciao. Tuo nome? Domenico. Beh, sei contento, sì, dai, espressi gioia dappertutto. Era quello che volevi venire qui apposta perché ti dovevano chiamare. Tu già avevi indagato che qua sì, stasera... Sì. Se avevano bisogno di comparse. Ma sì. Lo dice un poco. Che parte ti hanno dato? Caravelle e falegname. Insomma, tre caravelle. Dai, purtroppo, dai, ormai ti hanno chiamato, devi continuare. È andata. Mamma, ti sa papà, vuole? Il primo nome che la viene a capo è il primo, amici. Il primo nome che la veniva a mamma te fu Christopher. Non te la facevo, ma ti dà questa regina Giovanna. Che cosa vuoi finire? Di che cosa vuoi? Che cosa devi chiudere? Di che cosa devi chiudere? Un'ora a cercare Loris. Un'ora. Sto sudando, poi cercavo. Cioè, te che una fama che non spiccia mai. No, è andata che mi ha chiuso pure la trasmissione. Ha fatto dietro le quinte? Sì, e non ce l'ha visto. Vabbè, comunque, dobbiamo chiudere la trasmissione. Chiudiamo, manteniamo la professionalità. Vabbè, chiudiamo la trasmissione. Allora, signore e signori, buonasera. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Ci vediamo allora se decidi che non so, faccio vedere proprio più.